Mamma mia. Lo vedete che ragno bello grandicello? Lu, poverino, com'è che schifo? Si offende. Ma chi ti offende? Il ragnetto. No, aspetta, Lu, aiutami un attimo. Quando ci siamo trasferiti qua... Sì, ho fatto prima lo zoom, solo che mette a fuoco, poi non mette a fuoco. Come mai? Forse no, perché... Che vola nell'aria. Sì, perché c'è una ragnatela che collega il tetto della casa e la rosa canina. Scusate per questo fuoco, non a fuoco. Ma aspetta, amore, quando ci siamo trasferiti qua, c'era un ragno così uguale, ma che aveva preso quell'angolo lì. Gli avevo dato un nome, come l'avevo chiamato? No, non me lo ricordo. Mannaggia. Ah, tra l'altro, guardate, forse ora mette a fuoco. Guardate che luna. Spero che questa almeno si veda. Qua è tempo proprio da lupi mannari. Sono impazzita, Thor. E Flora. Arrivano i lupi mannari. Io sto ancora pensando al nome che avevo dato al ragno. E condividevo tutte le sue avventure e ho condiviso poi anche la sua sparizione così improvvisa su Instagram. Ivan, no. Ignazio, non so perché mi... No. Mi pare che iniziasse con la I. Ah, alla fine il lenzuolo prima o poi raggiungerà la sua destinazione. Dal divano è arrivato qua. Prima o poi arriverà nell'orto dove che serve lui. Sto lenzuolo sta facendo tutti i giri. Eccolo, è arrivato dalla grondaia, sì. Questo si è accasato lì. Luca, aspetta, lo so che se no non vai a dormire. Ho cercato nelle storie del 2021 come l'avevo chiamato il ragno. Lo so che... senza saperlo... I tuoi sonni non saranno sereni. Non c'è, non la so. No, ho scoperto che c'è l'archivio. Quindi sono riuscita a risalire al nome. Ah, non c'entra niente con quelli. Mamma, come sono spettinata. Comunque, c'entra niente con Ivan, Ignazio. Non so perché mi tornavano alla mente quei nomi. Prova a indovinare. Non te lo ricordi? Saverio. Perfetto per quella. Questo è Saverio 2. Mi sono guardata così le mie storie e ho visto, e confermo vedendo come si stava comportando adesso, che di giorno sparisce perché ripose, di notte lavora. Secondo me sono tutti più contenti. Sì, adesso, vabbè dai, adesso ho risollevato l'umore a tutti col buon Saverio II. L'anno scorso nessun Saverio si è fatto vedere. È il mattino dopo, splendori miei, se mi vedete i capelli unti, sono effettivamente unti perché ho appena rifatto l'impacco con l'olio di mandorle, visto che oggi li devo lavare. E adesso sto andando in garage per prendere le erbe che ho messo a seccare. Ieri le ho guardate, sono tutte belle secche e adesso le prendo, le trito, così creo il mio solito mix per piatti salati che utilizzo per tantissime cose. Un po' per tutto, proprio tutto no, però quasi. E mi chiedete sempre come lo preparo, è facilissimo, faccio seccare le erbe e io e poi le trito, poi me le tengo nei barattoli. Io adopero un po' di tutto, alloro, rosmarino, salvia, timo, origano e maggiorana. Ho anche altre erbe che utilizzo per piatti salati, come ad esempio la santoreggia o erbe un po' più limonate, però quelle preferisco seccarle e tenermele a parte perché non mi piacciono su tutto e quindi non le inserisco in questo mix. Barattolini pronti, alla fine ho riempito questi due più grandi, questi due più piccoli,
E questo barattolo qui che vorrei riuscire a mettere senza fare danni qua dietro. Ce l'ho fatta. Bene, sono. Oh! Ma non è vero, ho detto dato un colpetto. Mi ha ucciso! Ho dato per errore un colpetto a Luca, ma nulla di che, lui fa sempre delle scene Come tragiche. E comunque stavo dicendo, sono soddisfatta perché penso di averne per tutto l'inverno. Io ne anche uso se tanti. sai da solo Ma non va! E un barattolino l'ha già prenotato mia nonna, quindi uno poi glielo porto la prossima volta che vado. Sono passate parecchie ore da quando abbiamo sistemato le erbe. Adesso io mi sono lavato i capelli e sto togliendo i panni. Sì, dobbiamo sempre tirare i fili, non li abbiamo ancora tirati come si deve. Però riesco a stendere, quindi alla fine è un lavoretto che rimando sempre, ma che prima o poi dovrò fare. Comunque, dicevo, ho deciso di lasciare asciugare i capelli all'aria. Un tempo d'estate li lasciavo sempre asciugare così. Poi da quando ci siamo trasferiti qui ho proprio perso il giro, il ritmo, perché l'estate in cui siamo venuti qua c'erano i lavori, quindi era veramente scomodo lasciarli asciugare così. Non l'ho fatto quell'estate e poi non l'ho più fatto. Quest'estate invece vorrei riprendere perché comunque sto utilizzando spesso la spazzola lisciante, che comunque è una fonte di calore maggiore rispetto al phon, quindi vorrei bilanciare un pochino con delle asciugature così lasciate all'aria. E spesso mi chiedete quanto tempo ci metto ad asciugare i miei capelli. Poco, vi dico la verità, poco perché la lunghezza incide fino a un certo punto sui tempi dell'asciugatura. Ciò che incide tantissimo è la porosità. Ora non mi ricordo se l'alta porosità indica un'asciugatura lunga o il contrario. Non mi ricordo perché è passato da troppo tempo da quando guardavo queste cose. Comunque io ho quella porosità, non mi ricordo se alta o bassa, che fa sì che i miei capelli si asciughino. Oh, non riesco a parlare, sembra di avere la lingua tipo addormentata. E si asciughino in fretta, quindi anche quando li lascio all'aria non ci mettono tanto tempo ad asciugarsi, però comunque lo faccio solo d'estate, altrimenti il mal di testa è assicurato. Amore, vuoi dire cosa hai fatto qui? Qua ho messo il limone 4 stagioni, l'ho messo nel vaso rettangolare bello grosso, perché comunque qua da noi in inverno non riesce a reggere le temperature basse, quindi l'ho messo in vaso e poi d'inverno lo ricovero. Ora poi vedremo se o lo mettiamo in serra o lo lascio fuori, però in quel caso dobbiamo fare una specie di mini serra solo per il limone. Quindi adesso vedremo, comunque va E protetto. come mai hai scelto il vaso rettangolare e Perché è non bello grosso. quadrato? Ah, per No, quello. perché quadrato va bene, non è che va bene, però in un vaso così c'è molto più Ho terra. Più capito. spazio ha, meglio Ho ha. capito. O esistono anche vasi tondi, grossi, però è l'unico che avevo, il culo più grosso, quindi ho optato per questo. Poi dietro andrò a farci proprio una cosa, una struttura dove proprio il limone si arrampica a ventaglio, possiamo dire. Bello. Quindi è per quello anche che l'ho scelto rettangolare. Bello, chissà quando ci darà qualche È limone. È piccolino. proprio piccolo piccolo. Che cos'è? Un animale. No. È uno straccio? Un ortaggio. È uno straccio o una tua maglietta? È un ortaggio. No, È un in nuovo tipo di serio. ortaggio. È uno straccio? Questo è un bruttissimo vizio di Luca. Lasciare. Si è unita alla vegetazione. Luca, Ma perché è un ortaggio? no. Questa canotta si è unita alla vegetazione. L'ho dimenticata, quindi. Ma tu dimentichi tutto il Qua ha guardaroba. piovuto, ha fatto un po' un impasto. Sì, dovete sapere che Luca lascia vestiti dappertutto, soprattutto nell'orto. E poi vengo e l'altra volta non so quante magliette c'erano, ma questa proprio messa male. Adesso Luca ed io spargiamo un po' di caffè. Vuoi spiegare Sì. come hai ottenuto tutto questo caffè? Guarda quanto.
Albao, che sta al bar, praticamente loro tanto ne producono a gogo e mi hanno dato gli scarti e così ludo come concime un po'. E questo in una giornata praticamente loro l'hanno prodotto. Praticamente, uno o due Tantissimo, se giornate guardi. comunque, sì. Noi con la Ma moka per raggiungere questa quantità. una tazza classica, quante Sì, perché, settimane? sì. Almeno un mese forse. Sì, qua con una giornata. E come mai lo metti? E dove lo metti anche? Allora, lo metto nelle piante che richiedono un terreno un po' più acido, quindi soprattutto lo vado a mettere in questi due orti idratati che sono fragole, mirtilli e lì lamponi. Poi lo metterò anche dalle more e lo metto anche, però li alterno un po', dai pomodori, melanzane, peperoni, e poi lo metto dalle patate e basta, credo, mi sembra basta, però lì lo alterno con la cenere. Perché la cenere tende ad alzare il pH, il caffè ad abbassare il pH, quindi da non renderlo neanche troppo acido. E via. Invece qua diciamo dai frutti di bosco, niente cenere perché ci vuole un pH un po' più acido. E al di là della modifica del pH, altre funzioni? Per quale ragionamento? Concime, puro concime alla fine. È ricco, sono tutte sostanze naturali, sia cenere che caffè, ma anche altre cose. Poi in mezzo poi vedo che hanno buttato anche dei pezzi di arancia, sono proprio un misto. Ah, è vero, lì c'è un Un limone. limone, si vede che, vabbè, Magari comunque, per errore, tutto fa un bam avendocelo lì bas. sotto. Comunque Bene. devo dire che qua è già da un po' che comunque concimo col caffè, è andato benissimo, le fragole qua sono cresciute da Dio, veramente, Ne abbiamo mangiate anche tante. abbastanza. Ora sta producendo lì i lamponi, da circa una 2 settimane che ha iniziato a Guarda che bei produrre. lamponcini. Un po' li ho raccolti, Aspetta, quelli scusa che voglio devono passare. ancora finire di maturare. Guarda che meraviglia. Però qua è un po' da sistemare meglio e da fare un po' un impianto con i pali, i fili, da rendere un po' più ordinato e anche lì è cresciuto un po' di erbacce da estirpare. Comunque qua poi sarà tutto lamponi, quest'anno ci sono solo 4 piantine, l'anno prossimo cercherò di prenderne altre, però varietà un po' diverse. Queste non sono le classiche con le spine. Prima di mettere il caffè, Sì? volevo far vedere che non abbiamo mai fatto vedere l'orto delle casualità. All'orto delle casualità. Perché qua c'è l'orto normale, quello che vedete sempre. Poi quest'anno abbiamo creato, tra virgolette, l'orto delle casualità. Adesso Luca ve lo fa vedere. Potato. Allora, questi tre, diciamo, spazi erano la vecchia compostiera che poi ho spostato lì. E quest'anno ho detto, bah, quando ho seminato le patate, mi sono avanzate delle patate da semina e ho detto, ma cosa ne faccio? E alla fine ho detto, bah, quasi quasi le butto lì. Ma semplicemente le ho buttate, ci ho buttato sopra la paglia e, come potete vedere, sono nate. In più, oltre alle patate, sono nate altre cose. Si vede che c'erano dei semi. Pomodoro, due piante qua ci sono, una qua e una Una qua lì, sì. di zucchine. Queste sono le zucchine Sì. trombette. Quindi queste invece sono tutte patate. Poi di qua, questa è un'altra pianta di pomodoro, È questa qua. vero. Poi qua patate. Mentre quest'ultima. Patate, patate, no, forse qua sono solo Sì, mi patate. sembra di vedere solo patate. Comunque, devo dire che per Sì, essere una ha cosa dato proprio soddisfazione. casuale buttata lì, anzi, addirittura io qua non ho mai bagnato. Di là c'è, diciamo, la gocciolante, invece di qua, diciamo che questa è una zona magari un po', tra virgolette, un po' più riparata, diciamo per i bancali anche che aiuta un po' a ombreggiare. Mai bagnato, qua mai bagnato, a parte le piogge. E per concludere, volevo farvi vedere, perché poi me ne sono dimenticata, che qui nel lessiccatoio oggi ho messo la menta e la melissa. Anche queste le lascio seccare, poi le trito e in questo caso farò due vasetti separati, da una parte la menta e dall'altra parte la melissa, perché le adopero per preparazioni diverse. E qua ci sono i miei incensi naturali. E anche oggi siamo quasi arrivati alla fine di questa giornata. In realtà ci sono ancora un po' di cose da fare. Sono sotto in garage. Ti alleni?
No, no, non mi sto allenando, stavo facendo vedere le altre erbe. È illuso che mi alleno. No, dovrei fare anche quello, tra parentesi. Perché poi l'altra sera non l'ho mica fatto. Vabbè, pensiamo di organizzarci meglio la prossima settimana. Comunque, torniamo a noi e lasciamo questi problemi alla prossima settimana, appunto. Vabbè, per voi è già lunedì, per voi è già iniziato. Io sono ancora a domenica, quindi ho ancora il tempo di rimandare le cose alla prossima settimana, almeno per qualche ora. Comunque, dicevo, stasera ancora un po' di cosette da fare, ma siamo arrivati alla fine di questo video. Come sempre vi ringrazio per avermi dedicato parte del vostro tempo e spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo presto nel prossimo video.